Ah, il primo giorno di Minecraft. È tutto così colorato. Pensi di essere invulnerabile a tutto? Beh, forse non proprio a tutto. Non stai fermo un attimo. Fino a quando non incontri il primo bug. Sì, il primo bug ti fa perdere un po' la testa. Non capisci cosa sta succedendo. È tutto così strano. Sì, proprio non ti rimane che altro da dire. Fino a quando non trovi un succulento pollo da fare arrosto. Beh, forse non così pazzo. Hai trovato il tuo primo cibo. Ehi, Nob, sono qua giù, mi vedi? Nob! Forza, vieni, vieni, ti spiego un'altra cosa. Ti servirà molta legna. No, no, aspetta, Nob, quella non è legna. No, Nob, quella no, non è... Lasciamo perdere. Ops. Ecco, guarda, lì c'è un fantastico albero, tutto per te. Ti servirà per creare la tua prima casa, è indispensabile, raccoglilo. Con le mani fai un po' fatica, ti servirebbe un'accetta, Nob. Vabbè, lasciamo perdere. Bene, hai raccolto abbastanza risorse per la tua prima casa. Sì, adesso... Nob, non hai trovato i diamanti, quindi calma. Ogni tanto gli alberi fanno cascare qualche mela. È importante, prendila. Ecco, qui è un posto perfetto per la tua prima casa. Che ne dici di cominciare a costruirla? Prima di tutto raffina il legno che hai ottenuto dall'albero e poi comincia a piazzare i blocchi. Forza, che aspetti? Ehi, ma mi stai ascoltando? Nob, Nob, mi stai ascoltando? Sì, una casa con i fiocchi, Nob. No, aspetta, ti sei scordato la porta! Nob, aspetta, no! Oh, buonanotte. Bene, Nob, è arrivata la notte. Io ti avevo avvertito. Ora dovrei cavartela da solo. La notte è presagio di morte su Minecraft, quindi stai attento agli zombie ed eventuali creeper. Ecco, è spazzato. Mi raccomando, non fate il suo stesso errore. Povero Nob. Così giovane, così ingenuo, così stupido. Bene, dopo vari tentativi, Nob, sei riuscito a costruire la tua fantastica casa. Sei contento? Yeah! Vediamo un po' come l'hai arredata. Sono proprio curioso di vedere, Nob, e... Posso entrare? Nob, posso entrare? Nob! Nob, Nob! Ma cosa stai facendo? Pensavo un pochettino meglio, Nob. Però per cominciare ci può stare. Fa vedere cosa c'è in quella cassa. Ah, del grano. Andiamo a piantarlo. Stai attento, Nob. Non dimenticarti di chiudere sempre la porta. Ops! Potrebbe entrare qualche ospite indesiderato. Per sopravvivere su Minecraft devi essere un bravo agricoltore. Quindi usa la zappa e pianta subito il tuo grano. Che aspetti? Appena crescerà avrai pane infinito. Sei contento, Nob? Nob, fai attenzione, hai rotto il grano. Ops. Un'altra regola fondamentale per la sopravvivenza su Minecraft è piazzare sempre un sacco di torce vicino casa. Eviterai di far nascere un sacco di mostri. Quindi piazzale, piazzale, Nob, piazzale un sacco.
Sta calando la notte. Ma la tua casa è al sicuro, Nob. Complimenti. Sei stato bravissimo. Ti meriti un po' di riposo. Forza, dormi un po'. Bravissimo, Nob! Sei riuscito a sopravvivere su Minecraft! Hai superato la prima notte! Sei contento, Nob! Nob, stai attento! Nob! Nob! Oh mio Dio, non sa nuotare! Nob? Torna su, Nob! Ops... Le caverne sono piene di tesori. Chissà! Magari arriverà a breve il tuo primo diamante. Mantieni la calma, Nob. Non farti prendere dall'entusiasmo. Potresti perdere tutto in un batter d'occhio. E Nob, non con quel piccone. No. Ah, fai come vuoi, ok? Non dire che non ti avevo avvisato poi, eh? Ecco cosa succede a non ascoltarmi, Nob. Ok, Nob, prossima lezione. Hai portato il guinzaglio? Bravissimo, servirà per prendere degli animali. Porta più animali possibili dentro il recinto, ti serviranno per prendere tutte le risorse necessarie per sopravvivere su Minecraft. Nob, scusa, non ne avrai messi un po' troppi di quegli animali? Vedi tu, come fai ad entrare adesso? Povero Nob. Wow, ma che fantastica casa! Nob, ma l'hai costruita tu questa bellissima casa? Secondo me l'hai comprata. Dimmi la verità, Nob, l'hai comprata tu? Ecco, immaginavo. Dai, fammi vedere questa casa. Entriamo dentro, sono proprio curioso. Wow, che salotto incredibile. Qui starai proprio comodo, ne sono proprio sicuro. Nob, non è molto sicuro tenere un camino dentro una casa in legno. Spero per te che lo spegnerai, Veloce, spegnilo prima che prenda fuoco tutta la casa. Beh, Nob ha imparato una lezione fondamentale. Tenere il fuoco lontano dalle case in legno. Povero, povero, povero il nostro piccolo Nob. Bene, per questa guida è tutto ragazzi, io vi auguro che vi sia stata utile, lasciate un grandissimo like e da me, da Nob è tutto, ci vediamo domani con un nuovo bellissimo video, ciao!